Siamo alla vigilia della prima seduta elettiva a Camere riunite del nuovo capo dello Stato e tra i grandi elettori rappresentanti della regione scelti dal Consiglio regionale che scenderanno a Roma insieme con il vicepresidente Thomas Wittmann della SVP, il consigliere regionale Alessandro Urzì, Alto Adige nel cuore per il raggruppamento di centrodestra, c'è anche Chiara Avanzo, presidente del Consiglio regionale del PAT. Buongiorno Chiara Avanzo, grazie per aver accolto il nostro invito. Buongiorno e grazie a voi dell'invito. Chiara Avanzo, come vive questo ulteriore ruolo di grande elettrice? Dunque, lo vivo sicuramente con la giusta emozione, perché effettivamente non è un'occasione che capita tutti i giorni, anzi a volte neanche una volta nella vita, quindi sicuramente la giusta emozione, però ovviamente a questo non posso negare la responsabilità. È un momento importante per la politica italiana, è un momento importante per la politica della nostra regione e quindi sicuramente un passo da affrontare con una grande responsabilità. Ecco, lei che figura vede? Si fa un gran discorrere al di là dei nomi, naturalmente non vogliamo anticipazioni sui nomi, ci mancherebbe, ma si parla di una figura di garanzia, di una persona con un profilo internazionale forte, meglio un politico oppure un tecnico? Sia una persona autorevole, con la giusta esperienza politica naturalmente, e poi appunto noi dobbiamo stare molto attenti che ci sia anche un occhio di riguardo per quel che riguarda la nostra autonomia, quindi una figura che rispetti, che tuteli le istanze della nostra autonomia e aggiungerei anche il rispetto per le minoranze linguistiche. Quindi l'ideale a suo avviso sarebbe una figura anche della statura comunque di Giorgio Napolitano, che ha capito anche ad essere molto vicino alla nostra autonomia. Secondo lei non è giunto anche il momento forse di dare una svolta, diciamo, al femminile? Auspicherebbe un capo dello Stato donna? Sarebbe un forte segnale di rinnovamento, forse un segnale del quale la politica, come ho detto anche prima, sia nazionale che della nostra regione, avrebbe bisogno. Naturalmente però le caratteristiche che abbiamo elencato prima vanno bene indistintamente per entrambi i generi, sia che sia un uomo sia che sia una donna. Lei è stata eletta al posto del compianto Diego Moltrari in una fase anche difficile, a cominciare, ricordiamo, dalla battaglia sui vitalizi. Ecco, lei subito nel suo primo giorno di lavoro ha promesso di portare avanti la linea di Moltrari, una linea del rigore appunto e della trasparenza, rendendo appunto anche pubblici nomi e cifre. Ecco, come sta portando avanti questa virgolette battaglia? Diciamo che per ora, in questi primi 40 giorni o comunque quasi 2 mesi di esperienza, non sono venuta meno ovviamente a quelle che erano poi le mie parole nel giorno dell'insediamento. Io ho seguito il lavoro che ha fatto l'amico Diego, mi permetto di chiamarlo Diego, non con l'appellativo di presidente in quanto sua amica, e l'ho seguito sin dall'inizio e l'abbiamo sempre condiviso, non solo io ma anche come partito e anche come maggioranza. E ritengo che la linea che lui ha iniziato ad intraprendere è giusto che venga portata avanti con lo stesso rigore e sicuramente con la trasparenza, però anche vorrei sottolineare con il rispetto delle persone, quindi sicuramente quando saranno possibili tutte le cifre sulle restituzioni è doveroso renderli noti. Circa i nomi ovviamente non voglio addentrarmi nell'argomento di violazione della privacy naturalmente, perché il rispetto per le persone comunque deve sempre esserci, anche in questa partita molto molto difficile e complessa qual è quella dei vitalizi. Ecco, anche questo ritiene che possa essere un banco di prova per la nostra autonomia, una risposta efficace a quel vento dell'antipolitica che sembra soffiare così forte? Direi efficace e oserei dire anche immediata, sebbene sappiamo che i tempi non saranno così rapidi, ma già un primo segnale c'è stato nei primi 6 mesi della legislatura, quindi da quando effettivamente sono sorte le prime problematiche, quando siamo andati in aula con la legge, e quindi vorrei che fosse immediata, ma comunque in tempi molto molto stretti. Rossi e Compaccer concordano sul rilancio anche della regione come ente utile attraverso l'elaborazione anche di un terzo statuto di autonomia. Anche lei è d'accordo? Che ruolo vede, ecco, per il Consiglio regionale?
Concordo con la strada che hanno intrapreso i due presidenti Rossi e Compacer. E ho apprezzato il fatto che appunto si parli di un terzo statuto, di un terzo statuto unico. Come vede l'azione della Chiesa, ecco, in questa direzione proprio del dialogo tra Trento e Bolzano? E la ritiene anche di supporto poi al politico? Direi di sì, perché comunque spesso la Chiesa è stata precursore anche di alcuni eventi e quindi anche un dialogo che può anticipare quello che è già il dialogo che politicamente c'è, ma che ha bisogno comunque di essere sempre rafforzato, lo vedo in modo assolutamente positivo. Torniamo alla sua elezione a grande elettrice. Perché diciamo, non possiamo dimenticare che è maturata comunque dentro rapporti molto tesi all'interno della maggioranza. Ecco, quale valutazione dà di questo clima, appunto, di questa situazione di fibrillazione? Soprattutto è una coalizione che può tenere? Io credo nella coalizione, credo nei rapporti tra i partiti di maggioranza. Sicuramente non posso negare di aver vissuto queste ultime settimane con una certa delusione. Forse una comunicazione maggiore all'inizio poteva giovare ai rapporti. Senta, di fronte a quelli che lei stessa ha definito problemi che tolgono serenità ai cittadini, ritiene che le istituzioni stiano dando risposte adeguate? In quale direzione vorrebbe che si spingesse di più l'acceleratore? Sì, le istituzioni stanno facendo grandi sforzi, enormi sacrifici per dare delle risposte ai bisogni e alle necessità dei cittadini. E sembrano ormai delle frasi fatte parlare della crisi, parlare ovviamente delle ristrettezze economiche, però purtroppo è la realtà con la quale dobbiamo fare i conti adesso. Le aspettative dei cittadini sono sempre forti, giustamente. Le istituzioni stanno facendo, a mio avviso, di tutto di più per poter andare incontro alle esigenze. È chiaro, il nocciolo di tutto è l'economia, è cercare di dare un input maggiore all'economia, non solo alle grandi, ma anche alle piccole e medie aziende delle varie vallate e quindi di conseguenza questo è il tema del lavoro, quindi quello è il tema principale dove sicuramente bisogna spingere sull'acceleratore. A donne già impegnate e capaci che oggi non vedono grandi prospettive di futuro, appunto, cosa possiamo dire di più? Sempre avere comunque quella fiducia che mi rendo conto che forse viene sempre un po' meno, però ancora fiducia nelle istituzioni e nella politica trentina e nella politica regionale. Ecco, lei viene da un territorio e ha cominciato a fare politica in un territorio marginale, possiamo definirla ai margini del Trentino, per approdare adesso al Consiglio regionale. Cosa l'ha delusa e cosa invece l'ha maggiormente gratificata? Ma le delusioni non sono arrivate dalla politica. Le delusioni arrivano forse dai cittadini che effettivamente perdono quella fiducia, anche se è comprensibile, però è proprio nei momenti di difficoltà che forse bisogna cercare di tirare fuori quell'energia in più e quindi quella forza in più, quindi forse è lì che si ha un po' più di delusione, quando si tende a lasciar correre, quasi a prendere atto delle difficoltà senza magari combatterle. In questi anni di politica, appunto, quali sono le gratificazioni maggiori che ha avuto? Beh, sul piano personale, ovviamente la mia esperienza amministrativa e politica, che in 10 anni effettivamente ha avuto una bella impennata, e gratifiche che però poi spero che non si limiti ad essere personali, ma di poter riversare sia sul mio territorio, nel piccolo, quindi il Tesino, terra dalla quale provengo, e poi ovviamente sempre più in grande su scala provinciale e ovviamente regionale. Ecco, l'autonomia del Trentino, come rivedere il concetto di autonomia se bisogna appunto rivederlo, come rafforzarla? Io qualche tempo fa ho parlato proprio di autonomia in 3D, autonomia in tre dimensioni, che si cali ancora di più nel territorio, che metta più in relazione il territorio con le istituzioni, con le associazioni, che siamo d'esempio, siamo di modello non solo per le altre regioni, ma anche a livello europeo. Quindi partire da quello che già siamo, da quello che già abbiamo, per rafforzarlo. Rafforzarlo ovviamente anche attraverso due strumenti che abbiamo citato in questa intervista. Abbiamo parlato del Presidente della Repubblica, quindi sicuramente un aiuto anche guardando verso Roma, sebbene gli attacchi
principali arrivino proprio da lì, ma è una sfida che dobbiamo ovviamente affrontare. E dall'altra parte abbiamo parlato di terzo statuto e anche questa dovrebbe essere una risposta molto importante. Ecco, in questo senso, quindi, chiusa la partita dell'elezione del Capo dello Stato, lei auspica che si possa riprendere anche comunque un ragionamento con Roma. Bisogna dare atto ai due presidenti Compacere e Rossi dell'egregio lavoro che già in questi primi mesi, in questo anno e mezzo insomma di legislatura hanno fatto, e quindi continuare e ovviamente supportare e rafforzare questo lavoro.